quali regioni dormono dietro di te, che luoghi mi s'aprono improvvisi alle tue spalle, poggiate aride, balze, coltivati, e profili più oltre di montagne. Oh, ora basta con questa musica. Dai, tanto ci si va stasera a ballare. Ma si è deciso dove si va? Non lo so. È pieno di locali qui, c'è l'imbarazzo della scelta. Però non facciamo troppo tardi, eh. Che ora ti vuoi alzare domattina? Ma non lo so, verso le 8? Alle 8? Troppo presto? Direi. Ma dai. Senti, come si chiama quello del museo? Si chiama Venturino Venturi. Venturino Venturi, ecco. Guarda belle le balze. Sembra il Grand Canyon. Dai, lascia stare il Grand Canyon. Guarda quanto manca l'uscita incisa. Firenze, incisa, ci siamo, sai. Anima d'Italia, cuore di Toscana, il Valdarno è quasi Arezzo, un po' Firenze e un pizzico di Siena. La terra di Masaccio, Poggio Bracciolini e Soffici vive nella consapevolezza del ruolo ricoperto nella storia del nostro paese dal punto di vista artistico e culturale e l'ambizione di ripetersi nel prossimo millennio in ambito economico e sociale. È che è una bella giornata e così mi pare il Valdarno mi dà l'impressione che sia un po' piatto, insipido. È un'impressione. Ma scherzi. Un'impressione. Ma un'impressione è un'impressione sbagliata. Guarda, io sono nata qua vicino e ti assicuro ci sono dei posti bellissimi da vedere. Vedi, per esempio, a San Giovanni Valdarno c'è l'Annunciazione del Beato Angelico. È famosa in tutto il mondo, sai. Senti, ma il Chianti si può raggiungere, vero, da Valdarno? Ma scherzi, il Chianti è vicinissimo da qua. Magari ci possiamo anche andarci, così prendiamo un po' di vino. Prima visitiamo il Valdarno e poi andiamo anche in Chianti. Va bene. Qua dice, la valle solcata dal fiume Arno, stretta tra i monti del Chianti e il massiccio del Prato Magno, presenta un'omogeneità geologica estremamente interessante. Bene. Proviamo? La valle, solcata dal fiume Arno, stretta tra i monti del Chianti e il massiccio del Prato Magno, presenta un'omogeneità geologica estremamente interessante. 3 milioni di anni fa la vallata non esisteva. Dove ora sorgono campi coltivati, strade e case, si stendeva un immenso lago e animali selvatici, che siamo abituati a vedere soltanto nei documentari, abitavano le foreste del luogo. 100.000 anni fa, il lago, per la pressione dei detriti che vi erano accumulati, vide cedere di schianto una sponda all'altezza di Incisa e le acque liberate dagli argini si sposarono a quelle dell'Arno. Cosa resta di quel mondo? A parte evidenti tracce fossili ritrovate un po' ovunque, senza dubbio la caratteristica più sorprendente sono le balze, pinnacoli di sabbia e ghiaia creatisi in seguito all'erosione delle acque che migliaia di anni fa incisero il terreno. Col tempo poi, vento e pioggia hanno lavorato di concerto per dar vita allo spettacolo emozionante rappresentato da queste creature di terra, che adesso si ergono tra i coltivi e le abitazioni, a testimonianza dell'origine antichissima del Valdarno. I miei occhi magnetici attirano le luci e i ricordi.
A strapiombo sull'Arno, Rignano segna il confine fiorentino della vallata. Ad un passo dalla città Gigliata, la terra di Ardengo Soffici è la porta che ci introduce in questo lungo viaggio alla scoperta di itinerari tra arte e natura. Nel cuore di Rignano, la chiesa dell'Immacolata Concezione custodisce i tesori provenienti dalla vicina Pieve di San Leolino. L'affresco della Consolazione, raffigurante la Madonna col Bambino, è stato rimosso dalla parete e restaurato sotto la direzione della soprintendenza, col contributo del comune, della parrocchia e del comitato per il restauro della Pieve. L'altra opera, il trecentesco polittico raffigurante l'incoronazione della Vergine e Santi, esprime una forte carica narrativa. La scena centrale è resa più movimentata da un coro di angeli musicanti, mentre nelle ogive laterali si trovano Santa Maria Maddalena, Sant'Agata e due santi vescovi. Fuori Rignano in collina, la villa di Torre Acona, una tra le più belle dimore del Settecento toscano, ci accoglie tra i suoi giardini, mostrandoci fiera l'imponente facciata. Un salto indietro di 1000 anni e siamo di fronte al monastero di Santa Maria a Rosano, che ha mantenuto inalterate le originarie caratteristiche architettoniche romaniche. Stupenda, nella semplice linearità geometrica, la torre campanaria, caratterizzata da 5 diversi ordini di aperture: monofore, bifore e trifore. Il territorio che lega la provincia di Siena a quella aretina rappresenta una delle zone più interessanti dell'intero comprensorio valdarnese per quanto riguarda il patrimonio naturalistico. La ripida via Vitelli, sede del municipio, era uno degli accessi al castello di Bucine, capoluogo e cuore politico-amministrativo di un territorio che conserva angoli di assoluta poesia lungo le rive dell'Ambra, nei boschi, all'ombra dei ruderi di un glorioso passato medievale. Tra le moltissime tracce di questa storia millenaria, il castello di Montebenichi, dove le battaglie tra Arezzo e Siena hanno ridotto al minimo le fortificazioni originarie, ma che conserva una piazza deliziosa sulla quale si affaccia il castelletto, edificio restaurato con passione certosina per farne uno degli alberghi più esclusivi della vallata. Da brividi il borgo di Sogna, risorto dal degrado grazie ad un efficace recupero edilizio che ha riportato stradine e vicoli all'antico splendore. Non da meno Cennina, castello eretto nel 1167 dal ghibellino conte Brandaglia Alberto di Uguccione e costruito come consuetudine con materiali reperibili in loco. Nei mesi estivi, numerosi concerti portano a Cennina appassionati italiani e stranieri. La frazione più popolosa di Bucine è Ambra, la cui parte più antica ha mantenuto le caratteristiche tipiche del borgo medievale, con la chiesa dell'Assunta che ha inglobato un tratto delle mura. A due passi in campagna, Badia a Ruoti gravita attorno all'omonimo complesso monastico. La parte più interessante è il chiostro e i locali adiacenti, nei quali trovano posto le cisterne per la raccolta dell'acqua e la conservazione delle derrate.
Prima di lasciare il territorio bucinese, vale la pena inerpicarsi lungo un sentiero immerso nella vegetazione per giungere ai piedi della torre di Galatrona, ciò che resta di uno dei più importanti castelli della zona. All'ombra del torrione si ammira nella sua elevata bellezza l'intera vallata. Per restare in quella che geograficamente è la Val d'Ambra, sebbene amministrativamente rientri in Val d'Arno, prendiamo per Pergine. La piazza è il cuore dell'abitato, con il palazzo comunale e il gruppo di case che forma il nucleo originario del paese. Al di là dell'oggettiva bellezza del centro, le cose più interessanti si trovano fuori dal capoluogo, in collina, dove sopravvivono i resti del castello di Monterucci e della chiesetta di San Tommaso. Le tracce murarie tradiscono l'esistenza dell'antico insediamento. Sebbene le prime notizie documentarie risalgano alla fine del 200, il castello potrebbe avere origini più antiche. Il borgo di Presciano e l'omonima Pieve risalgono invece al 1000. Prima del rifacimento ottocentesco, la chiesa era più corta e non aveva l'abside. Alcune colonne recano i segni dell'indulgenza emessa per l'anno santo del 1901. Quello di Pergine è un territorio a prevalente vocazione agricola, con una produzione di olio di oliva di alta qualità, il pergentino, valorizzato con una fiera autunnale ed un percorso che guida i visitatori attraverso i principali centri di produzione di questo pregiatissimo condimento. Una strada bianca, fuori dalla statale, ci porta alla villa fattoria di Montozzi, il cui prato è dominato da un grande tiglio che nei mesi caldi emana dolci effluvi. Mentre ci lasciamo confondere da questi incanti, la vallata si stende placida ai nostri piedi. Tappa fuori dalle consuete rotte turistiche il castello abbandonato di Cacciano. Rovi coperti di more, rampicanti e alberi di noci crescono ovunque. L'edera ricopre muri crollati e scale in pietra. Sulla scarpata davanti alla porta d'accesso al borgo, due gelsi secolari dal tronco nodoso fanno da sentinella alle antiche mura. Quest'area rappresenta la punta di diamante della ricettività agrituristica valdarnese, il che significa coniugare una tradizione enogastronomica che ha radici antichissime alla ricercatezza di sistemazioni di qualità. Il turista ritrova la genuinità dei sapori ed atmosfere impagabili, senza trascurare il comfort, a cui nessuno sa e deve rinunciare durante un periodo di vacanza. A darci il benvenuto in territorio reggellese, altro mirabile angolo di campagna toscana, celebre per la produzione dell'olio, numerose residenze signorili, quali il castello di San Mezzano, i Mandri e i Bonsi. Sebbene istituito in tempi relativamente recenti, Reggello conserva testimonianze di epoca preistorica e romana. In centro, sulla facciata del municipio, individuiamo lo stemma del comune, con l'orso, simbolo della Lega di Cascia, l'albero, che rappresenta la comunità di Leccio, e la croce sopra una sfera, che indica la dipendenza da Firenze. Tra le cose più interessanti, la pieve di Cascia, in stile romanico del XII-XIII secolo, ma di origini probabilmente più antiche. Il tempio, assieme a quello di Santa Maria a Sco, è uno dei pochi casi in cui apprezziamo motivi decorativi nella facciata,
mentre il porticato esterno, diviso da 5 arcate, rappresenta uno dei rari esempi superstiti in Toscana di loggiato di epoca romanica. L'interno, a 3 navate con un'abside centrale, presenta capitelli decorati con scene allegoriche. Il trittico di San Giovenale, sebbene sia un'opera giovanile di Masaccio, segna già la rottura con gli schemi tradizionali. L'artista, pur condizionato dai dettami dell'arte gotica, compie un primo tentativo di applicare i principi della rappresentazione prospettica nella pittura, tanto che gli studiosi vi hanno ritrovato le radici del Rinascimento italiano. Sulla parete di sinistra della pieve si trova una quattrocentesca annunciazione di Mariotto di Cristofano, san giovannese, cognato di Masaccio. A poca distanza da Reggello si può visitare l'interno della chiesa di Sant'Agata in Arfoli. Il ritrovamento di un frammento di Pluteo dell'VIII-IX secolo testimonia la presenza di un edificio di culto già nel periodo alto medievale. Sulla parete di destra è stato collocato il frammento di una lastra tombale con 3 croci scolpite ed un giglio fiorentino risalente agli inizi del XII secolo. All'interno di un'edicola, un affresco della fine del 400, attribuito a Raffaellino del Garbo, raffigura la Madonna in trono affiancata dai santi Sebastiano ed Antonio. Un mondo a sé stante, la foresta di Vallombrosa, un angolo staccato dal contesto che lo circonda, un ambiente che difficilmente si riesce a pensare come valdarnese. 700 ettari di bosco di abeti bianchi, faggi, castagni e pini, mentre poco più là la vallata è percorsa dai flussi di un terzo millennio che si affaccia con tutta la sua invadenza. Al centro di questo paradiso naturale, l'abbazia e la comunità di monaci benedettini, fondate 9 secoli fa da Giovanni Gualberto, nobile fiorentino, poi santificato e proclamato patrono dei selvicultori e dei forestali. Il dato caratteristico, la piacevole scoperta che il turista sperimenta ogni giorno in Valdarno, è la possibilità di recuperare se stessi nella ricerca di un'intima comunione con la natura, come l'opportunità di immergersi nel ritmo vorticoso e cosmopolita di una terra che non è più provincia e, come le grandi città, offre ogni genere di svago. Ulteriore dimostrazione di quanto detto, il drastico mutamento a cui assistiamo passando dalla quiete dei borghi medievali della Valdambra all'inurbamento più deciso dei centri che sorgono sulle rive dell'Arno, sulla strada statale 69. L'attuale cittadina di Montevarchi, la cui pianta a forma di fuso è estranea alla tradizione italiana, nacque e si sviluppò come mercatale del castello che sorgeva sull'odierno colle dei Cappuccini. Da quando Montevarchi entra nella sfera di influenza fiorentina, è protagonista di uno sviluppo economico per cui le fortificazioni perdono gradatamente la loro importanza e sorgono edifici a preminente funzione commerciale e inducono la diffusione di attività legate alla compravendita, al trasporto e alla molitura. Il cuore religioso e politico della cittadina è individuabile in Piazza Varchi, dove si affaccia la Collegiata di San Lorenzo, il Palazzo del Podestà e Palazzo Varchi, sede dell'amministrazione comunale. Abituati alla sobrietà delle pievi valdarnesi, la collegiata ci sorprende per il trionfo di luci, stucchi e ori nel quale è avvolto l'altar maggiore. La luce naturale, che piove dalla lanterna della cupola, dà vita ai gruppi scultorei e alle pitture che acquistano plasticità, uscendo con teste e braccia dalle trombe affrescate.
Nel museo attiguo, il pezzo più pregiato è il tempietto di Andrea della Robbia, che doveva conservare la reliquia del Sacro Latte. La cappella, nella quale prevale la bicromia bianco-azzurro, presenta un altare con paliotto raffigurante Cristo che esce dal sepolcro con la Madonna e San Giovanni Evangelista. Due nicchie contengono statue a tutto tondo del Battista e San Sebastiano. Il miracolo di San Cesareo del 1666 ricorda una terribile grandinata che per intercessione del santo avrebbe risparmiato Montevarchi. L'opera ci interessa perché sono ben identificabili alcuni scorci montevarchini, tra i quali la collegiata e la chiesa di San Lodovico. Istituita nel XIX secolo, realizzando un'idea di Poggio Bracciolini, l'Accademia Valdarnese del Poggio conserva una biblioteca di oltre 23.000 volumi e preziosi manoscritti del 400, mentre nel Museo Paleontologico si possono osservare centinaia di fossili, tra i quali spicca il cranio di Elephas meridionalis, oltre alla ricca collezione di foglie fossili rinvenute nel bacino lignitifero di Santa Barbara. All'inizio di questo secolo, Montevarchi subisce grandi trasformazioni. In particolare viene costruita la strada statale 69 e vengono realizzati numerosi villini in stile Liberty. Si tratta di ville e villette che si distinguono nel tessuto urbano per leggiadria e ricchezza di decorazioni. L'esempio più eclatante è rappresentato dal complesso di Villa Masini, nel quale sono state girate alcune scene de La vita è bella, la pellicola diretta e interpretata da Roberto Benigni e premiata ad Hollywood con l'Oscar per il miglior film straniero. La posizione panoramica dalla quale si può osservare un vasto scorcio della vallata ci ripaga della visita a Moncioni. A pochi passi dal paesino si trova l'omonimo Pinetum, uno degli arboreti più antichi d'Italia. Pare evidente come uno dei dati più rilevanti del Valdarno sia proprio la ricchezza naturale che fa da cornice ad una delle realtà economico-sociali più evolute della Toscana. Dal Pinetum di Moncioni possiamo volare a chilometri di distanza, sulla Sette Ponti, la strada collinare che lambisce il Prato Magno unendo Valdarno Aretino e Fiorentino, e ci troveremo sempre e comunque circondati da una natura rigogliosa e festante. In questa coreografia si inserisce il territorio di Pian di Sco, la cui vita ruota da sempre attorno alla pieve di Santa Maria a Sco, edificio che ci dà il benvenuto in paese, mostrandoci le tre absidi con copertura a lastre di arenaria e l'alta torre campanaria. Gli archetti pensili che ornano la parte alta della parete proseguono sulla facciata in scala più grande. Il prospetto della facciata è insolitamente tozzo, con il tetto a capanna, e le due finestre affiancate al portale d'ingresso sono frutto di un'aggiunta forse tardo-ottocentesca. L'interno, diviso in tre navate, ospita un affresco raffigurante la Madonna in trono col bambino in fasce, attribuito a Paolo Schiavo. Di enorme rilevanza archeologica, Poggio alla Regina, sito d'altura frequentato fin dalla preistoria. I suoi 900 metri divennero fondamentali nel Medioevo, quando vi fu costruito uno dei più imponenti borghi fortificati del Valdarno, per quattro secoli punto strategico per il controllo del tracciato che immetteva in Casentino e centro di coordinamento amministrativo per le popolazioni che abitavano la fascia montana. Il territorio di Castelfranco di sopra nasce alle falde del Prato Magno per degradare verso il fondovalle sulla sponda destra dell'Arno. È soprattutto qui che restano evidenti tracce di ciò che abbiamo definito fenomeno delle valse. In terra castelfranchese la natura si è sbizzarrita, ha fatto appello a tutti i suoi trucchi, ha combinato gli elementi per stupire con creazioni fantastiche che hanno il sapore della fiaba. Thank you.
Casa Uberti, allo incontro passato l'Arno, e puosongli nome Castelfranco. Progettato nel 1296 da Arnolfo di Cambio, come per San Giovanni e Terra Nuova, il centro rientra nell'ambizioso disegno fiorentino di espansione coloniale, avviato dalla città Gigliata a cavallo tra il XIII e il XIV secolo. Il progetto è quello di creare terre nuove, borghi fortificati per strappare territori strategicamente importanti al controllo dei feudatari e rendere sicuri i traffici che si svolgevano sulla strada collinare Sette Ponti e nel fondovalle. Porta Campana era una delle quattro vie d'accesso al centro fortificato. La torre si presenta chiusa all'esterno, ma aperta sul lato che si affaccia verso il paese, con tre grandi archi, uno per ogni piano. Il palazzo comunale mostra gli stemmi podestarili e vicariali che decorano la facciata al pian terreno, dove è più evidente l'impianto trecentesco. Fuori dall'abitato, Badia a Soffena rappresenta il luogo di culto più interessante del comprensorio castelfranchese. Il complesso, risalente al 1000, è formato da chiostro, convento e chiesa voltata a crociera. L'abside è quadrata, così come a base quadrata il campanile, aperto nei quattro lati da ariose bifore. L'interno del tempio è stato affrescato da Paolo Schiavo, dal maestro del Cassone Adimari, fratello minore di Masaccio, e da Bicci di Lorenzo. Il territorio di Cabriglia sorge alla sinistra dell'Arno, sulle colline che immettono sulla strada chiantigiana, la via circondata da vitigni prestigiosi, uve che ogni anno producono vini ai quali compete di diritto un posto di primo piano nelle cantine di tutto il mondo. Istituito nel 1809, questo comune è strettamente legato, almeno nella sua storia recente, all'escavazione della lignite nel bacino minerario di Santa Barbara, che per quasi un secolo ha alimentato un impianto per la produzione di energia elettrica. Cavriglia, con la sua chiesa intitolata a San Giovanni, si è sviluppata dove sorgeva un insediamento romano, in una zona attraversata fin da allora da importanti arterie viarie. In tema di luoghi sacri, la chiesa a croce latina di Santa Maria è ciò che rimane del monastero vallombrosano femminile fondato nel 1075 dalla Badessa Berta. Lasciata a Cavriglia in direzione di Neri, raggiungiamo la pieve di San Pancrazio, unico esempio nella zona di chiesa plebana con presbiterio sopraelevato, impostato sulle volte di copertura di una cripta. Reso celebre dall'attore e regista Alessandro Benvenuti, che vi ha girato il film Ivo il Tardivo, Castelnuovo d'Avane nel Medioevo era uno dei più muniti castelli della zona. Il paese fu abbandonato mezzo secolo fa a causa delle escavazioni di lignite che avevano compromesso la stabilità del promontorio. Adesso le case si lasciano violentare da occhi indiscreti che cercano tracce di vita passata tra tetti e stanze ormai vuote. Eppure, ancora oggi, un cuore attento può avvertire un canto accorato sciolto al paese natio. Non eri un gioiello, amato paese. Le case vetuste, le strade contorte, sconnesse ed anguste, eretto sul masso, coi resti gloriosi d'un vecchio maniero. Particolarità botanica di enorme rilievo è il roseto Fineschi, uno dei più grandi del mondo, vincolato come bene artistico e luogo dove sono raccolte oltre 8.000 varietà di rose. Vi si accede due volte l'anno, tra maggio e giugno e tra settembre e ottobre. Le migliaia di cespugli, diversi per colore,
forma e nazionalità rappresentano un invito alla riconciliazione rivolto all'uomo. Le differenze, infatti, sotto il caldo sole estivo, si sintetizzano ad un grado più alto nell'unicità della specie, la rosa. Fra ripide balze di macigno, in mezzo alle quali si è aperto il varco il torrente Ciuffin, poco lungi dall'antica pieve di Gropina. Il castello a cui si riferisce il Repetti è l'Oro Ciuffin, che dell'originale impianto medievale mantiene una delle porte d'accesso, le viuzze che scendono al fondaccio e il mulino ad acqua, ancora usato per la molitura dei cereali. Dall'antico al moderno, per varcare la soglia del Museo Venturino Venturi, voluto dall'amministrazione comunale per ospitare le opere dell'artista lorese. Un centinaio di lavori che documentano l'attività di Venturi nel corso della sua lunga carriera in ambito plastico figurativo. Appena fuori l'oro sorge la pieve romanica di Gropina, la cui facciata presenta numerose asimmetrie, a testimonianza di interventi operati in epoche diverse. All'interno le tre navate sono separate da archi sorretti da colonne lisce, sormontate da capitelli diversi l'uno dall'altro per soggetto e stile, a testimonianza dell'alternarsi delle maestranze durante la costruzione della chiesa. Sulla pietra del pulpito, opera di straordinaria raffinatezza, sono istoriate le parole delle antiche scritture. La struttura poggia su una colonna ofitica, sul cui capitello sono raffigurati i 12 apostoli che ricevono lo Spirito Santo sotto forma di lingue di fuoco. Ben evidenti, al centro del pulpito, i simboli degli evangelisti. Ogni tratto, ogni figura, sia dei capitelli che del pulpito, è improntata ad una profonda simbologia religiosa e realizzata con un preciso intento comunicativo. Il grande massiccio del Prato Magno protegge da sempre la vallata, regalandole le acque cristalline e gelide del Ciuffin. Più che un torrente, l'anima stessa della montagna, quasi un gemito che si fa liquido, una lacrima lunga millenni su quella bella guancia coperta di erbe e arbusti, come fossero la barba ispida di un vecchio. Lungo le pendici del Prato Magno, le abitazioni assumono i caratteri propri dell'architettura rurale e di montagna. Dimensioni ridotte, utilizzo di pietra non lavorata, aperture piccole. Ma anche il paesaggio muta e la vite e l'olivo lasciano gradatamente posto ai castagneti. L'Anciolina, situato a 933 metri, era l'ultimo e il più elevato castello di quelli che fortificavano la montagna, assieme a Modine, Rocca Ricciarda, Gorgiti, San Clemente in Valle, Trappola, Trevane e Chiassaia. Tornando a valle, raggiungiamo San Giustino per muoverci in direzione del Borro. Forte di una storia secolare, da oltre 700 anni il piccolo agglomerato urbano attraversa le vicende italiane. Dalle lotte medievali tra Arezzo e Firenze, al dominio mediceo fino a quello sabaudo, questo grazioso intreccio di viuzze e casette ha resistito all'urto di fatti più o meno sanguinosi e nelle limpide giornate di sole, come nelle nebbiose mattine invernali, si apprezza, seppure inconsciamente, come la storia sia passata tra queste mura. Da quando 5 anni fa il Borro è passato ai signori Ferragamo,
il nucleo più antico, come tutta la tenuta, ha ripreso a vivere dopo decenni di parziale abbandono. Le manifestazioni più diverse animano le vie del borgo e una folla appassionata ha potuto conoscere ed apprezzare il fascino di questi luoghi. Direttamente collegata a Cavriglia è la cittadina di San Giovanni, nella quale oltre un secolo fa fu costruita una ferriera per sfruttare la lignite estratta nel territorio cavrigliese. La cittadina del Marzocco rappresentò il volano del primo sviluppo industriale valdarnese e tutta la vallata fu coinvolta in questa rivoluzione economico-sociale. Al di là della storia recente, Castel San Giovanni, sorto nel 1295, mantiene un cuore medievale che merita grande attenzione. Geometricità e razionalità sono gli aspetti più interessanti dell'impianto sangiovannese, le cui mura disegnavano un rettangolo interrotto da quattro porte. Nel cuore della città si aprono le due piazze principali che ospitano il Palazzo d'Arnolfo, sede del comune. L'edificio a pianta rettangolare al pian terreno è circondato da un ampio porticato, mentre al primo piano si aprono due logge. Nell'atrio, il Marzocco, il leone che regge lo scudo con il giglio, ci rammenta la sudditanza a Firenze. La trecentesca pieve di San Giovanni Battista ha una facciata di stile classico. Coronata da un frontone sul quale si apre il rosone, è vivacizzata dal portico composto da tre arcate a tutto sesto. Alle spalle del palazzo comunale, la chiesa di San Lorenzo, costruita in pietra arenaria, laterizi e pietre. La struttura, che nei secoli ha perduto quasi del tutto gli affreschi dello Scheggia, fratello di Masaccio, ha inglobato un piccolo tempio divenuto la navata destra del nuovo edificio. Nella zona presbiteriale, un polittico di Giovanni del Biondo raffigura l'incoronazione della Vergine. Il fervore religioso si lega alla tradizione popolare nel narrare la vicenda miracolosa di Monna Tancia, avvenuta durante la pestilenza sangiovannese nel 1479. Il miracolo è raccontato per disegni e didascalie attraverso tre riquadri affrescati da Luberto da Montevarchi a lato dell'altare maggiore. La devozione popolare fece erigere un tabernacolo intorno all'immagine della Vergine, il primo nucleo di quella che è oggi la Basilica di Santa Maria delle Grazie. Il Museo della Basilica raccoglie opere quattrocentesche che portano la firma di Jacopo del Sellaio, Paolo Schiavo, Mariotto di Nardo, Mariotto di Cristofano, Domenico di Michelino, Scheggia, Giovanni da San Giovanni, Gregorio Pagani. Il pezzo di maggior pregio, il capolavoro, è comunque l'Annunciazione del Beato Angelico, nel quale l'angelo, avvolto in preziose vesti trapuntate d'oro, annuncia il miracolo alla Vergine. L'ultima delle terre nove fiorentine, fondata in Valdarno nel 1337, fu Castel Santa Maria, attualmente Terra Nuova, patria dell'umanista Poggio Bracciolini. Terra Nuova fu pianificata in maniera analoga a San Giovanni e Castelfranco. Piazza centrale e regolare griglia viaria che determina gli isolati per i lotti abitativi. Piazza della Repubblica si trova al centro del rettangolo formato dall'incontro del Cardo e del Decumano, corrispondenti a Via Roma e alle vie Garibaldi e Poggio Bracciolini. Qui si affaccia l'arcipretura di Santa Maria, fondata nello stesso anno in cui si pose la prima pietra di Terra Nuova. L'unica navata dell'interno presenta il soffitto voltato e un grande arco trionfale divide la zona presbiteriale dal resto dell'edificio. Sulla parete destra, sotto l'altare di Santa Lucia, una lapide scritta da Poggio Bracciolini rappresenta il primo documento storico che testimonia l'uso dei caratteri umanistici, superando quello della lettera gotica.
Il borgo fu caratterizzato da un'accentuata frammentazione della popolazione e ogni popolo volle costruire all'interno delle mura una chiesa che ricordasse la propria provenienza. Tra queste, la più interessante è San Biagio ai Mori, le cui pareti sono ricoperte di affreschi tardo trecenteschi. Terra Nuova è una realtà di confine. La fortissima vocazione agricola ha lasciato il posto ad attività industriali più in sintonia col terzo millennio. Il casello autostradale ha contribuito a rendere la cittadina uno dei cuori pulsanti del nuovo Valdarno, uno dei principali snodi economici della vallata. Nonostante questo, fuori dal capoluogo, le frazioni e il patrimonio naturalistico mantengono un aspetto pressoché inalterato. Attenzione meritano dunque Monte Marciano e Campogialli, che conservano l'aspetto di borgo fortificato medievale, e Penna, celebre per la coltivazione del fagiolo zolfino DOC. Oltre alle balze, altro aspetto naturalistico da rimarcare è rappresentato dalla Valle dell'Inferno e Bandella, una zona palustre formatasi in seguito alla costruzione della diga avvenuta mezzo secolo fa per la produzione di energia elettrica. L'area col tempo si è popolata della flora e della fauna tipica delle zone umide, diventando una zona d'elezione per chi ama il contatto con la natura attraverso passeggiate, rilassanti percorsi in canoa o escursioni a cavallo. Il territorio terranuovese, per quanto riguarda la ricettività e la ristorazione, è al pari dei comuni della Valdambra. Locali tipici, aziende agrituristiche, ristoranti per gente dal palato fine sorgono un po' ovunque nel capoluogo, ma soprattutto nelle numerose frazioni. Tra le balze, come alle pendici della Sette Ponti, si è tentato a tutti i costi di recuperare una tradizione enogastronomica di primissimo livello, accompagnata da coreografie che soltanto la natura poteva allestire. Anche il regista e attore Leonardo Pieraccioni si è fatto incantare dalla piana di Laterina, lunghe distese di campi coltivati, interrotti qua e là da casolari posti al centro dei vari poderi. Le maestose coloniche in stile leopoldino presentano generalmente due ordini di archi che immettono al pian terreno. Puntualmente sormontati dalla colombaia, i classici rustici valdarnesi, spesso contornati da cipressi, rappresentano uno stile architettonico molto diffuso in tutta la regione, comunemente identificato come tipo del Valdarno. Il paese nuovo si è sviluppato nella pianura sottostante il borgo antico di Laterina, disteso sulla collina come un vecchio gatto che sonnecchia. Irresistibile per il turista, la tentazione di gustare l'atmosfera di vecchie mura, di case segnate dal tempo e di stretti vicoli ombrosi. Al giorno d'oggi, dell'antico castello, restano ampi tratti delle mura e tracce delle porte di accesso. Su Piazza della Repubblica si affaccia la chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano, a tre navate, con copertura retta da capriate lignee. La parete di sinistra conserva un affresco di autore ignoto, attribuibile alla prima metà del 400, raffigurante i santi titolari della chiesa. Nella navata di destra, da notare la cinquecentesca tela di Domenico Puligo, raffigurante la Madonna col bambino fra i santi titolari della chiesa. All'esterno è conservato un mosaico romano del IV secolo d.C. Prima di riprendere la strada per Arezzo, in posizione panoramica colpisce la maestosità della villa di Monsoglio, circondata da un magnifico giardino. Figline sorse come mercatale dei numerosi castelli che nel Medioevo occupavano i rilievi circostanti e ancora oggi conserva ampi tratti della cinta muraria realizzata dalla Repubblica per difendere un centro di enorme importanza strategica. Con la distruzione del castello di Figline Vecchia,
avvenuta nel 1252 per mano dei fiorentini, e il conseguente aumento della popolazione del borgo di Fondovalle, si costruì la nuova chiesa di Santa Maria, dove è custodito il dipinto trecentesco raffigurante una Madonna col bambino tra angeli e santi, attribuito al maestro di Figline. La sacrestia conserva numerose opere, tra le quali due angeli di Domenico Ghirlandaio, mentre nella cappella del Santissimo Sacramento si trova una cinquecentesca terracotta robbiana raffigurante San Giuseppe. Interessante la vicenda legata a Serristoro di Jacopo Serristori, notaio fiorentino, che alla morte lasciò scritto che a Figline fosse fondato un ospedale intitolato alla Vergine Maria dell'Annunziata. Nacque così l'ospedale Serristori, punto di riferimento per pellegrini, malati ed indigenti. Fuori dal capoluogo, a Gaville, troviamo la pieve di San Romolo, risalente al X-XI secolo. All'interno, gli archi a tutto sesto sono sorretti da colonne con capitelli riccamente ornati nella parte anteriore e da pilastri privi di capitello nella parte presbiteriale. Dalla grande monofora aperta nella spoglia parete dell'abside, coperta da un tetto a capriate lignee, la luce illumina un ambiente armonioso, nel quale trova posto un'annunciazione della scuola del Ghirlandaio. Adiacente alla chiesa, il Museo della Civiltà Contadina conserva 5.000 reperti di un mondo rurale ormai scomparso. Attorno al nucleo originario rappresentato dal frantoio è stata fedelmente ricostruita la vita dei nostri nonni, quell'esistenza povera ma nobile, che ha lasciato il posto una trentina di anni fa alla società del consumo e della plastica. Prima di riprendere l'autostrada per raggiungere Firenze o le città del nord Italia, è il caso di soffermarsi ad Incisa, sulla quale veglia la Torre della Bandinella. Anche questo, come altri borghi valdarnesi, ebbe funzione di mercatale in prossimità di un'importante strada di transito già esistente in epoca romana. Le origini dell'abitato si ritrovano in collina, presso ciò che rimane del castello nuovo dell'Ancisa, dove visse per alcuni anni all'inizio del 300 Francesco Petrarca. Della chiesa romanica di San Biagio, trasformata in civile abitazione, si intravede il vecchio campanile a vela. Attualmente il centro della vita politica e religiosa della cittadina è la piazza del municipio. Nella chiesa di Sant'Alessandro si conserva un trittico della prima metà del XV secolo, raffigurante la Madonna in trono con bambino e santi, attribuito ad Andrea di Giusto Manzini, allievo di Bicci di Lorenzo e collaboratore di Masaccio. Altro respiro ha il monastero dei Santi Cosma e Damiano, costruito nel XVI secolo per concessione di Leone X. I frati edificarono il tempio dove già esisteva la chiesa di Santa Maria del Vivaio, su un terreno donato dalla famiglia Castellani. Nell'edificio a navata unica, la superba cantoria in legno intagliato e dorato, sovrastante il portale, ospita un organo degli inizi del Settecento. Sull'altare della cappella di destra si trova un cinquecentesco crocifisso ligneo dipinto, mentre dalla parte opposta una formella in terracotta del XV secolo raffigura la Madonna col bambino. Sul soffitto, voltato a botte, affreschi del Settecento raffigurano l'Assunzione della Vergine. La cappella dell'altare maggiore, caratterizzata da una fastosa cornice di stucchi, ospita una tela settecentesca raffigurante l'Immacolata Concezione. Il tutto fa da sfondo ad un grande crocifisso ligneo che si erge sull'altare. A
Ad un paio di chilometri da Incisa sorge la pieve di San Vito all'Oppiano, della quale si trovano tracce in documenti del 1000. All'interno della chiesa, una tempera su tavola del XV secolo, attribuita a Francesco di Antonio, raffigura la Madonna della Cintola. Deviando dalla statale 69, nel verde della campagna, ci possiamo imbattere in alcune chiesette dimenticate dal tempo, come San Lorenzo a Cappiano e Santo Stefano a Borri. Sebbene non presentino caratteri architettonici di particolare interesse, l'atmosfera che ci avvolge ci riconcilia col mondo. Tra i cipressi e il verde della campagna fiorentina, il viaggiatore è avvolto in un silenzio, rotto soltanto dal canto degli uccelli e dall'abbaiare di qualche cane. L'ultimo centro abitato valdarnese che si incontra sulla Sette Ponti prima di entrare ad Arezzo è Castiglion Fibocchi, la cui parte più antica, situata sulla sommità di una collina, conserva ancora l'aspetto del borgo medievale con ampi tratti delle mura. L'originaria chiesa del castello, ricordata già nei primi anni del 300, era molto più piccola di quella attuale. Della precedente si conserva soltanto un affresco distaccato raffigurante la Madonna in trono col Bambino e Santi, attribuito alla cerchia di Piero della Francesca. Uno degli aspetti più interessanti di questo centro è rappresentato dal Carnevale, festa solitamente dedicata ai bambini, ma che a Castiglion Fibocchi ha una valenza del tutto particolare. La ricchezza di coreografie e costumi del Carnevale dei Figli di Bocco fa riferimento ai significati più arcaici di questa festa, alla forte carica allegorica della rappresentazione carnascialesca. Fuori dalla bolgia, per chi ama immergersi nelle atmosfere sospese dei nostri rilievi, vale la pena raggiungere la frazione montana di Gello Viscardo, un pugno di case, tra le quali vivono ormai rare figure, gli ultimi coraggiosi abitanti che non hanno risposto alle lusinghe del fondovalle. Oltre Castiglion Fibocchi, in direzione di Arezzo, la Sette Ponti prosegue fino a Ponte Aburiano. Costruito intorno alla metà del XIII secolo, il ponte rappresenta una delle testimonianze dell'architettura medievale più evidenti di tutta la provincia. Le sette arcate a sesto ribassato formano una struttura imponente che ha colpito la fantasia di intere generazioni. Allora? Bello, davvero molto bello. Abbiamo visto un sacco di posti veramente molto interessanti. Sono stato molto bene. Bella vacanza, sì. Sono felice. Senti, andiamo nel Chianti adesso? Io leggevo sulla guida di un posto che mi piacerebbe vedere. Pensa, il Castello di Rondine. Castello di Rondine? Mm-hmm. Ma la guida cosa dice? Beh, è una storia notevole, eh? Però la cosa più bella che ho letto qui è che è reso molto suggestivo adesso. In effetti è ridotto un po' a dei ruderi, ma è la vegetazione che lo rende estremamente magico come posto. Molto. Sì. Mi piacerebbe molto vederlo, dai. Va bene, andiamo. Sì, dai. Non ci sono parole per descrivere quello che resta del quartier generale di Vitellozzo Vitelli, comandante le truppe di Cesare Borgia nella guerra contro Firenze. Si può davvero parlare di poesia dell'ineffabile, mentre il sole filtra in qualche modo tra la vegetazione che ha preso a balia le mura e se le tiene strette in grembo, proteggendole dall'uomo e dal tempo. Si conclude così il nostro viaggio in questa vallata toscana che si prepara al cruciale appuntamento col 2000.
A fianco ad un patrimonio artistico di inestimabile valore, il Valdarno si presenta come una realtà in costante crescita, in perenne sviluppo economico e sociale, grazie all'autostrada e alla ferrovia. E correndo parallele all'Arno, rappresentano due arterie pulsanti, linfa vitale, in questa terra abbracciata da colli e monti, percorsa da energie sempre più intense. Il giorno socchiude gli occhi per lasciare il testimone alla notte. Viaggi e viaggiatori lasciano il Valdarno alla sua storia, alla sua vita, alle sue attività. Ma la vallata, ritemprata dalla frescura della notte, si prepara già ad ospitare nuovi volti in una giostra che gira da sempre. Adesso ritrovo il mistero delle notti, quando incombe un profondo silenzio nelle arterie senza più linfa d'una città che ha vissuto ore frenetiche.